Quando io ero piccola, dovevo andare veloci perché abbiamo perso del tempo, io ho perso tempo in scemenze. Quando io ero piccola c'era solo Benetton, adesso ci sono Zara, H&M, è finita la pacchia. No, per chi? Per voi. No, sa, l'azienda esiste da 40 anni. Abbiamo puntato nella nostra storia fin dall'inizio su un rapporto qualità-prezzo vincente e continueremo in questa direzione. È evidente che la competizione diventa sempre più agguerrita, però io ritengo che ogni azienda non deve perdere il proprio DNA. Traduca, noi siamo... in che cosa siete meglio voi? Meglio se lo siete? Noi penso che siamo... Noi siamo un'azienda globale che fa un rapporto vincente tra la qualità e il prezzo. Penso che la qualità dei nostri prodotti è qualcosa che noi continuiamo a volere che sia un elemento che ci rende orgogliosi. Perché uno dovrebbe comprarsi il maglione di Benetton invece che uno di Zara? Ma perché è di buona qualità e poi volendo anche dare un messaggio ideologico, che chiaramente non è il caso perché un maglione è un maglione. Beh, poi alla fine, uno è lì al negozio, un maglione è un maglione, però alla fine secondo me il nostro intento anche dal punto di vista della comunicazione è sempre stato quello di sostenere che la moda, e noi la seguiamo o ne siamo parte, però deve essere una scelta dell'individuo, non deve essere una forzatura di costume o di sistema. E quindi anche il perché di una pubblicità non forzata, no? Che non ti forzi su una cornice comportamentale o nell'abbigliamento. Adesso che non la sia. Seguo più perché sta parlando un po' troppo difficile, però ho capito, insomma, sono di qualità più buona. Sono di qualità dicendo, più buona. Cerco di tradurre. Sa che è stato qua Renzo Rosso? Sì. Io è molto raro che inviti degli imprenditori. È stato qua Renzo Rosso e ci ha detto che lui ha una macchina a idrogeno. Pensi che è bravo, ecologico. Invece ho saputo che lei aveva il SUV. Ho detto, ma come? È così bravo in tutto, c'ha il SUV. Faccio pochi chilometri. No, il SUV serve per andare in montagna, io per questioni familiari sono obbligato ad andare in montagna. Devo dire che però ci ho pensato e magari la soluzione di quest'auto elettrica non è per niente male. Ecco, quindi vede che è rosso. Sì, sull'auto a idrogeno non sono sicuro. Molto giovanile, trendy. Dov'è che si trova l'idrogeno per fare il pieno? Non so. ma alimentata a idrogeno, insomma. Questo mercato giovanile trendy alla diesel. Sì. Funziona. No, beh, Renzo Rosso è un bravissimo imprenditore che ha trovato un suo spazio nell'interpretazione del denim vincente. Insomma, sai, poi il mercato dell'abbigliamento, uno si focalizza su alcuni brand, ma in realtà è estremamente frammentato in tutto il mondo e ciascuno di questi gruppi che abbiamo nominato rappresenta una piccolissima percentuale mondiale. Quindi tutti hanno un loro spazio, una propria opportunità. Consigli di Alessandro Benetton al governo per favorire l'economia e uscire dalla crisi. Non mi faccia la pappardella, ha un minuto di tempo. Un minuto di tempo. La scuola, ricerca e sviluppo e le infrastrutture. Sai che se c'è Quattromonti si spara, se ci fosse Quattromonti. Le sembrano tempi di... Ma la coperta è corta. Dove però, sono insomma, i queste soldi? Sono risorse... Le direbbe Tremonti. Adesso non so fare l'imitazione, vorrei essere capace di fare l'imitazione di Tremonti e di dire, come fa a trovare i soldi nella scuola, che non ci sono pare per nulla? Beh, sa, un paese che smette di crescere o smette di credere che si possa crescere o smette di credere nei giovani è un paese che non ha futuro, quindi non abbiamo alternative. E dove la coperta li è corta. Dove li trovano questi soldi? La coperta è corta, ma questi sono investimenti irrinunciabili per avere un futuro migliore. Quali sono gli errori più grossi secondo lei? Cerchi di non... È possibile fare il suo lavoro e non avere legami con la politica? No, non è possibile. Sì, beh, noi per tradizione l'abbiamo sempre fatto. Di averli o di non averli? Di non averli. Ultimamente, per un fatto di tipo settoriale, insomma, ci siamo più in contatto con il mondo della politica. Ma questo, se è costruttivo o ben articolato, non è un male. Riguardo gli errori che un paese, che un governo fa, io ho sempre pensato che è puerile pensare che le cose sono successe negli ultimi 2 o 3 anni. La realtà è che l'Europa in generale, l'Italia in particolare, è un paese che ha vissuto sulla, diciamo, la costruzione di privilegi che hanno riguardato tutti noi, fondamentalmente dal dopoguerra in poi, tutte le categorie
lo dico in generale, insomma, poi sicuramente qualcuno ne ha approfittato un po' di più. Evidentemente adesso la concorrenza dei paesi, chiamiamoli in via di evoluzione, insomma, i paesi che crescono, ci mette in condizione di dover rinunciare ad alcuni di questi privilegi, e giustamente molti di noi non sono disposti a farlo. Quindi sì, rigore, però investire nella scuola e nei giovani. Si possono fare le due cose insieme? Penso proprio di sì. E lo stabilimento di Termini Imerese va chiuso o no? Ma quello è un caso che io non conosco. Penso che il tema... Le poche risorse mi dicono, quello che leggo io non lo so con franchezza se sia vero o no, ma immagino che le poche risorse che questo governo ha trovato l'ha trovate per il settore dell'auto, che è un settore trainante. In ogni caso dobbiamo tenere in considerazione che anche queste risorse che sono state trovate sono state molto limitate rispetto a quello che tutti gli altri paesi hanno fatto per il loro governo. Io penso che qualsiasi cosa noi facciamo, al di là della chiusura di uno stabilimento o invece di tenerlo aperto, dobbiamo avere in mente due cose. Uno, le aziende devono essere competitive e devono essere libere per avere un sistema infrastrutturale che gli permetta di lavorare, e allo stesso tempo non dobbiamo forzare delle situazioni che il mercato non concede. Senta, le faccio un'ultima domanda, ma mi devi dare una risposta secca e non usi quei paroloni d'Harvard che non capisco bene, quindi non riesco a risponderle. Tremonti ha detto, nella fine del 2010 secondo me il PIL tornerà a crescere, secondo lei è vero? Allora, tecnicamente sì, si può prevedere una crescita del PIL già dal 2010. In realtà io ritengo che questa piccola ripresa che abbiamo visto di fine anno è un ripristino dei magazzini. In altre parole, le aziende si erano sgonfiate per la crisi e adesso è ripartita delle attività che ha rimesso in moto i meccanismi dell'economia attraverso il ripristino di questi magazzini. Siamo ritornati a un'economia che è pari a quella del 2002, quindi una crescita mondiale del 2% è come prendere un'aspirina quando si ha una malattia abbastanza strutturale. Quindi non è che siamo messi così bene. Ci vorrà un po' più di tempo. Però sa, io sono un imprenditore, non posso che essere ottimista, quindi rimbocchiamoci le maniche. Grazie, Alessandro Valentino. Arrivederci.